Ascolti TV e mondiali, per Gongola, Mediaset in crescita. Con un comunicato stampa l'amministratore delegato dell'azienda ha celebrato gli ultimi traguardi raggiunti. I mondiali di calcio in Qatar hanno stravolto la programmazione Rai portando alla cancellazione, sospensione o rinvio di molte amate trasmissioni, la vita in diretta è il paradiso delle signore solo per fare qualche esempio. A trarne beneficio Mediaset, che non ha subito alcuna variazione a riguardo. Con una nota stampa l'azienda ha voluto festeggiare gli ultimi risultati raggiunti. Un aumento perché, come spiegato in apertura, molti show non hanno subito alcuna variazione continuando così ad essere trasmessi negli orari e canali abituali. Pier Silvio Berlusconi ha dunque espresso la propria felicità dichiarando: questi mondiali d'inverno hanno portato qualche sorpresa. Ci aspettavamo, come normale, qualche effetto sull'audience e invece finora tutta la nostra programmazione ha aumentato i propri ascolti. Per un editore che vive di pubblicità e offre un prodotto gratuito per tutto il pubblico è una bella notizia. Nella nota Mediaset ha annunciato le novità in arrivo per il nuovo anno. A gennaio 2023 partirà il nuovo show di Piero Chiambretti, dedicato ai bambini e dal titolo La carica dei 101. Tornerà poi Michelle Hunziker con la seconda edizione del suo One Woman Show Michelle Impossibile. Senza dimenticare C'è posta per te, forse il people show più amato della TV italiana, che tornerà in onda con Maria De Filippi sabato 7 gennaio. Tra gli ospiti annunciati Kahneman, che è stato già in studio in passato, questa volta l'attore turco regalerà un sorriso a una mamma di 5 figli con un marito disabile.